Stiamo assistendo in urologia, in medicina, in chirurgia ad una rivoluzione robotica. Tantissimi interventi che dapprima venivano eseguiti con una chirurgia a cielo aperto oggi vengono eseguiti in robotica. La robotica ha soppiantato in tantissimi centri italiani la laparoscopia e la diffusione è una diffusione estremamente importante in tutta la penisola. Il capostipite è stato l'Intuitive Surgical System, il robot Da Vinci, e oggi stiamo assistendo anche a una diffusione di altre piattaforme, alcune già in commercio, altre in futuro che avranno e riceveranno il marchio europeo, e quindi avremo una possibilità di utilizzo di molteplici chirurgie, molteplici piattaforme robotiche, anche in futuro in telechirurgia. Che cosa vuol dire? La possibilità di operare dal proprio centro anche a molte migliaia di chilometri di distanza. Questo è uno dei futuri possibili che ci permetterà di svolgere i nostri compiti stando comodamente seduti agli ospedali, negli ospedali, nei nostri studi, ma operando anche in altre continenti. Questo che cosa determinerà anche invece dal lato del paziente, poi per quanto riguarda i tempi, magari immagino anche sulla gestione delle liste d'attesa, di una serie di problematiche che in questo momento affliggono sempre l'utente quando poi si deve approcciare al medico. La chirurgia robotica sta diventando sempre più rapida e quindi gli interventi sono molto veloci, addirittura confrontabili con le tecniche a cielo aperto, se non più rapide. I tempi di recupero sono sicuramente più rapidi, dovuti alla mini invasività, al fatto che vedere bene vuol dire operare bene. È il primo criterio: per operare bene bisogna vedere bene. La chirurgia robotica ci permette di ingrandire molte volte il campo operatorio e quindi stare attenti ai particolari chirurgici. Questo vuol dire minori perdite ematiche, minor recupero, più rapido recupero delle attività lavorative, più ridotti tempi di degenza. Addirittura per il tumore della prostata, oggigiorno i tempi di degenza sono di 48-72 ore, sempre più tendente alle 48 ore. Questo vuol dire che il paziente in ospedale ci sta 2 giorni, quindi tempi molto molto rapidi, e questo a vantaggio della società, della produttività e del PIL nazionale.